Dopo tutti i punti persi, volete anche l'applauso? Io ve lo faccio l'applauso, però ve lo faccio ironico l'applauso. Io ve lo faccio ironico l'applauso. Cioè, voi contro i già retrocessi avete pure preso gol. Cioè, non io che mi aspettassi chissà cosa da sta partita, non è che io. Che si vincesse. Non era scontato, però poteva succedere, era nell'aria. E voi siete riusciti a prendere gol anche dai retrocessi. Dopo tutti i punti persi, dopo tutti i punti che. Le partite che io. Avrei preferito su questa sedia tagliarmi le vene piuttosto che guardare le partite, tagliarmi le vene. A me stasera, sinceramente, non mi viene da essere contento, non mi viene da esultare, non mi viene da fare un cazzo. Perché io è 4 campionati di fila, anzi 5, 6 campionati di fila, che io fino all'ultima giornata mi devo fare. Venire il fegato verde. E nel 16-17 si prese l'Europa League alla penultima. Che si vinse 3-0 con il Bologna, però vabbè. E giusto l'ultima si riuscì a essere un po' tranquilli. L'anno dopo, Europa League conquistata all'ultima giornata. L'anno dopo col Covid. E, anzi, no, l'anno dopo era 18-19, l'anno che si prese Piontek a gennaio. Si poteva andare in Champions, ci andò all'Inter e l'Atalanta, anche lì Europa Liga all'ultima giornata. L'anno del Covid, Europa Liga all'ultima giornata. 2 anni fa, Champions League all'ultima giornata. L'anno scorso, Scudetto all'ultima giornata. E quest'anno, dove? Con. Due partite giocate meglio, perché veramente due partite giocate meglio. E veramente ci avete l'imbarazzo della scelta di quale partita giocare meglio. Empoli, Bologna, Cremonese, andata e ritorno, Torino, Sassuolo, Lecce, Spezia. C'è una lista che non finisce più. 2-2 a scelta, ve ne faccio scegliere due di quelle partite lì. Giocate meglio? 4 punti in più! Oggi giocavamo con le palle davanti il ventilatore, invece no! Invece no, vinco 5-1 e mi devo incazzare lo stesso, mi devo incazzare! Primo perché prendi gol dai retrocessi, primo! E secondo perché devi andare a giocare contro la Juve la prossima! E Ciccio, se giochi così. Non vinci contro la Juve. Perché adesso che la Juve non ha più la finale di Europa League da giocare, si farà il fegato marcio. Perché adesso hanno anche la penalizzazione loro. Quindi devono fare più punti possibili. Così in base a quelli che gli tolgono, in base a quelli che gli tolgono, si vede come va a finire questa storia. E no. Voi ci dovete sempre mettere del vostro. Ci dovete sempre mettere del vostro. Dovete sempre fare una cagata dietro l'altra. Avete mai visto un tifoso incazzato perché vince 5-1? Eccolo qui. Eccolo qui. Lasciando stare la Champions League, che è un discorso a parte. Che è un discorso a parte con la Champions League. Stasera avete anche il coraggio di dire grande Milan, crediamoci, ciucciatemi le palle, crediamoci, ciucciatemi le palle, crediamoci. Perché avete buttato via punti con cani e porci. Con cani e porci. Si è vinto il derby d'andata, si è vinto con la Lazio, si è vinto con la Juventus. Cani e porci. Potevate avere 2 punti in più già dalla partita con la Roma dell'andata. 2 punti in più. 2 punti in più. Vi siete fatti fare 2 gol in 2 minuti. 2 punti in più, una partita dominata.
se arriva oggi, che anche se le vinciamo tutte, e ti ripeto, vai a vincere a Torino, vai a vincere a Torino, anche se le vinciamo tutte, non dipende più da noi. Vuol dire che tanto domani a Lazio non deve vincere con l'Udinese. Primo. E comunque se non vince con l'Udinese, ti è comunque sopra. La Roma gioca con la Salernitana già salva. E quindi immaginate come giocherà la Roma. E adesso ci attacchiamo al cazzo, ci attacchiamo. Pioli, 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 non vedo l'ora di vederti a casa. Io voglio andare controcorrente, voglio mettere i bastoni tra le ruote, sì, io voglio fare del casino, lo voglio fare. Lo voglio fare, io voglio andare controcorrente. A me Champions o no Champions, Pioli fuori dal cazzo. Facile, ripeto, stasera. Se appoggiare retrocessa, fare i fenomeni, è facile, facilissimo. Facilissimo. Ma quando contava... Io vi ricordo che oggi, io quando ho guardato Cremonese 1, Bologna 5, mi son sentito male. Io mi son sentito male ad aver letto che il Bologna ha fatto 5 gol alla Cremonese. Mi son sentito male. Cioè, mi vuol dire che il Bologna ha fatto 5 gol alla Cremonese in 90 minuti? E il Milan in 180 gliene ha fatto uno al 92esimo su papera della difesa della Cremonese. Voi mi volete dire quello? Perché se i risultati stanno così, voi non è che non vi meritate l'Europa League. Voi non vi meritate neanche la Conference League. Perché questo siete. Questo. Vedo squadre che hanno fatto punti contro di noi, che prendono schiaffi a destra e a sinistra. Le squadre che ci hanno preso a schiaffi a noi. A noi. A me non mi frega arrivare sopra l'Inter, sopra la Juve, sopra la Lazio, sopra la Roma. A me frega arrivare tra le prime quattro. Però se hai le palle, se hai le palle Maldini, se hai le palle... Fai finire sta stagione e o Luis Enrique o Spalletti si dà le dimissioni, tu me le devi portare a Milano. Tu me le devi portare a Milano. Perché un altro anno come questo io non lo reggo. Io non lo reggo. Non lo reggo. Vogliamo fare il calcolo dei punti dal 2023 in poi? Vogliamo vedere quanti punti abbiamo fatto nel 2023? Facciamo sto calcolo. Salernitana 3, Roma 4, Lecce 5, Monza 8, Torino 11, Atalanta 14, Salernitana 15, poi si va al Napoli, Napoli 18, Empoli 19, Bologna 20, Lecce 23, Roma 24, Cremonese 25, Lazio 28, Sampdoria 31. Le so a memoria le partite. 31 punti, 31 punti in 17 partite. Avete capito cosa non va? Hai fatto 34 punti in 15 partite. 34 in 15 partite e ne fate ritorno 31 in 17. Poi venite qua, ma Pioli ha fatto un secondo posto, ha fatto un primo posto nella semifinale di Champions League. Me ne frega un cazzo! Perché se giocate così il prossimo anno che non giochiamo niente, che non giochiamo niente il prossimo anno... Voglio vedere dove li fa i miracoli. Dove li fa i miracoli il prossimo anno Pioli? In Moldavia? In Kosovo? In Turchia?
li va là a fare Milan. Sì, ma come allenatore, non come allenatore del Milan che va a giocarsi la Conference fuori. Avete vinto 5-1 e mi avete fatto incazzare lo stesso. Io non lo so, siete incredibili. Ci si vede con la live reaction domani.